Ogni cosa ha il suo tempo. E c'è un tempo per ogni azione sotto il sole. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per seminare e un tempo per raccogliere ciò che è stato seminato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per distruggere e un tempo per edificare. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per soffrire e un tempo per ballare. Un tempo per conservare. E un tempo per buttare via. Da un'idea di Max Morgante e Riccardo Vagnarelli dagli studi di Radio Roma Futura, Marco Misseri, Andrea Sberne e Gianfranco Desideri presentano Il Nido delle Aquile. Enjoy this journey. Enjoy this journey. Biglia di prima, Candreva entra in area di rigore, il diagonale, Cialcevic rete! La Lazio in vantaggio, Cialcevic! 34esimo minuto, azione lineare, Cavanda, Candreva, Cialcevic, il serbo non si fa pregare di sinistro, sotto misura, insacca il portiere Neto, 34esimo, Fiorentina 0, Lazio 1. La Lazio è in vantaggio, il gol di Mauri dopo 3 minuti, Lazio 1, Empoli 0. Lazio, Candreva, gran gol, gol fantastico di Candreva che realizza sotto l'incrocio dei pali con un destro a giro assolutamente pregevole. La Lazio in vantaggio al 33esimo minuto del secondo tempo. Applausi scroscianti per Candreva, un gol straordinario, un gol eccezionale. Palla da Mauri, il cross con il sinistro, Giorgio Gitte, 2-0, il raddoppio della Lazio, ancora lui, ancora il... Non esce Viviano, deviazione, rete della Lazio, vantaggio della Lazio in mischia, il gol, due tocchi, ma il gol è stato addirittura da parte di Gentiletti, e quindi il gran ritorno di Gentiletti proprio nel campo dove si fece male. Va in avanti Santiago Gentiletti, all'ottavo minuto sblocca la partita. Lazio in vantaggio, Close alla mezz'ora, Cagliari 0, Lazio 1, per il la rincorsa di Biglia con il destro, il tiro rete, la Lazio in vantaggio esattamente al 40esimo minuto di gioco con il neoentrato Onasi. Cambia il parziale, Napoli 2, Lazio 3, a te la linea. Emozione a non finire quindi al San Paolo, la Lazio è vicinissima. Felipe Anderson, la Lazio in vantaggio al 26esimo della ripresa, travolgente azione del brasiliano, ancora Felipe Anderson, il raddoppio in contropiede della Lazio al 33esimo minuto nel corso della ripresa. È pronto Candreva, parte il tiro, un cucchiaio bellissimo con palla che finisce in rete, un tocco morbidissimo di Candreva, il gol dell'ex al 23esimo minuto per la Lazio, resiste una carica di impostazione per Candreva, sulla destra alza la testa Candreva, passo, la deviazione, rete, vantaggio della Lazio, vantaggio della Lazio, il gol è di Djordjevic, che quindi la controllo è di Onassi, carica il nigeriano destro, poi preferisce servire ancora di prima per Djordjevic, area di rigore, sinistro, destro, Djordjevic, rete, ancora Djordjevic, area di rigore, diagonale, gol, una tripletta strepitosa di Filip Djordjevic, un sinistro in diagonale che ha letteralmente bucato le mani di Sorrentino. Di poi Mauri, il tiro, stavo nel rete, il gol del pareggio realizzato da Parolo, è stato lui a colpire di giustezza. Se adesso dorme Mexes e quindi Close davanti al portiere, il tiro, la rete del 2-1, dice che va a vuoto, non è finita, il tiro e la rete del 3-1, Lazio che va in rete, confusione della rete di Lucas Biglia, un gol pazzesco dell'argentino, dal limite al volo, ha trovato un angolo remoto ed inarrivabile per Neto che si è disteso all'altezza delle palle alla sua sinistra, ma non è riuscito ad intercettare il pallone calciato dal centrocampista argentino. C'è in anticipo poi la conclusione, quella di Biglia, palo clamoroso, un tiro di Biglia pazzesco, pazzesca la conclusione di Biglia, ancora una volta al volo. State ascoltando Il Nido delle Aquile, Andrea Sberna Fanfarone e Gianfranco Capoccione, Marco il Greco Bambacione stanno a fa la trasmissione, e Riccardo perché non viene più? Buonasera, buonasera a tutti, eccoci tornati al Nido delle Aquile. Insomma, la signorina si chiedeva perché Riccardo non viene più. Ce lo
Bene, buonasera, buonasera da Gianfranco a farvi compagnia con me. Stasera abbiamo lo studio pieno, con grande piacere innanzitutto do il benvenuto ad Alberto che è tornato a trovarci. Buonasera a tutti e forza Lazio. E il bentornato al nostro inviato ad Auronzo di Cadore, Andrea. Buonasera Andrea. Sì, buonasera, sto in silenzio perché ancora non ho visto il riscontro economico. Vabbè, per la parte economica devi vedere Riccardo, per questo. No, dovevo questi 5 secondi di silenzio. 5 secondi di silenzio. E buonasera pure a Marco. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera Gianfranco. L'hai portati te i soldi per Andrea? La 24 ore. sono venuto perché Alberto ha portato come sempre qualcosa, quindi stasera tra benzini. Prendi esempio. Sei inviato da Riccardo. Questo è il premio di Riccardo. Prendi esempio, perché Alberto ogni volta che viene porta una volta i cornetti, una volta i tramezzini. Ma io con le 1000 euro che ho speso per andare su, penso che sono notizie fresche. Niente, ce lo fa pesare. Bene, proprio a proposito del ritiro, sentiremo fra poco i tuoi contributi che ci hai inviato. I nostri amici del Nido delle Aquile già magari le hanno potute ascoltare dalla nostra pagina Facebook. Sei riuscito a intervistare Calori, Cericola e Petrucci. Sì, Calori non era proprio un'intervista, c'era un gruppo di bambini intorno a lui, cercavano di capire chi era e perché tutta questa notorietà, e allora lui si è messo a raccontare quello che era successo nel 2000. Sì. E io col microfono. Molto bello, infatti si sente pure lui che dice addirittura racconto. Sì. Infatti all'inizio quando l'hai mandata non avevo capito bene, perché lui parlava molto correttamente, poi sì. Quando mi hai spiegato c'erano i bambini è stata veramente una cosa carina. Sì. E la cosa che ho trovato divertente stando a casa, mi immaginavo te che avevi l'approccio con queste persone che comunque sono giornalisti professionisti. E cosa gli hai detto? Dice che sto facendo una trasmissione tra amici, vi posso intervistare? Sì. Oppure come ti sei presentato? Sì, no, una radio amatoriale che andava su web. Petrucci mi ha solo detto: mi raccomando, non video, perché non poteva. Certo, e mi ha detto a me, mi ha detto: non mi metto in difficoltà, perché di solito le faccio io le domande, quindi io ho detto: guarda, questa è la seconda intervista che faccio, quindi sto più in difficoltà io. Cericola invece è nata tutta scherzando, molto simpatico, e ci ritrovavamo anche la sera al pub, mi ha dato la prima volta a buca, poi l'ho ripreso al secondo giorno e... Beh, comunque... e penso che potrebbe, ci possiamo anche, poi ci parlerò personalmente se... Ci parlo io, vedo tutte le domeniche al lavoro. Non è carino. Sì, infatti. Ma adesso se vuoi prendere i meriti te... No. Allora a settembre per favore lo fai intervenire. Anche perché Marco sicuramente lo conosce, ma da quando lo conosce io gli ho detto: perché non gli proponi un'intervista? Glielo ho detto molte volte. No, però... infatti quindi Marco... sorpreso quando ho visto Andrea che aveva il contributo. Detto meno male, almeno lui ci è riuscito. Comunque è una bella cosa, perché comunque è disponibile, sì, nonostante. Sì, molto disponibili. C'era anche, posso dirlo? C'era un altro che poi non so più se è giornalista, che cosa fa, che è Francesca Turco. Sì, è giornalista. Radio Olimpia. Sì, no. Però poi i tempi non mi hanno permesso di intervistarla. C'era Pietro Pinelli, però credo che non interessava a nessuno, quindi io ho pensato c'era audience. No, sei stato molto bravo, dopo faremo sentire le interviste che hai fatto. Non so, Marco, vuoi chiedere qualcosa del ritiro d'Auronzo ad Andrea? No, più che chiedere qualcosa, Andrea ora ci farà una panoramica. Sì, certo, quello sì. C'ho una chicca sul presidente che è arrivato il sabato, un attimo prima che iniziasse la partita. E così bisogna comprare. No, bisogna vincere! Quindi questa è stata la sua risposta. Che non si capisce che vuol dire. Ah, tipo, sì. E lì ci sarebbe da dire: se compriamo vicemo. Pure queste battute lui ci prova sempre a sviare. Sì, ma dopo diciamo la prima parte della trasmissione parleremo del ritiro d'Auronzo, poi sentiremo la conferenza stampa di Tare, attentamente la commenteremo, perché da là si capisce molto bene, mo se non finisci a giocare con sto tappo ti taglio le manine. Si sentiva.
e sentiremo appunto la conferenza stampa di Tare, perché c'è molto da parlare, perché va apprezzata l'onestà quest'anno, almeno è stato onesto e ci ha chiarito gli obiettivi della Lazio, ne approfondiremo più tardi magari. E Andrea, spazio a te allora, una sintesi di questo ritiro, impressioni, curiosità, aneddoti. La parte tecnica ovviamente. Assolutamente. La parte Mister tecnica, Spera. Vabbè, l'hanno commentata anche i giornalisti che sono intervenuti da noi, ha provato difesa a 3 a 4. E c'è da premesso che una gran parte della rosa dei giocatori che saranno, dovrebbero essere titolari quest'anno, sono arrivati con 4 giorni di ritardo rispetto agli altri, e di cui Candreva, dei 5 giorni di allenamento disponibili, ne ha fatti solo 3, per 2 è rimasto in albergo con febbre. Cataldi è arrivato mercoledì e un giorno è rimasto in albergo anche lui per febbre. E su questo devo dare atto a mia figlia, che aveva detto in albergo la sera, aveva detto: l'ho trovato con gli occhi lucidi, il giorno dopo non si è allenato, febbre. Quindi era una chicca che mi aveva dato lei. Quindi già sappiamo, tua figlia era grande. Esatto. E niente, quindi i risultati di questi giorni non devono per me dare allarmismi. No. Praticamente non è stata fatta preparazione da questi 5 giocatori. Si è lavorato molto col pallone. Ci sono stati allenamenti duri a livello di esplosività, di velocità, e mi hanno colpito molto, che ho anche un video di questo tipo di allenamenti che stava facendo. E sorprese, a parte Moriso, posso dare la conferma che sulla qualità del giocatore penso che non ci siano dubbi. L'ho provato sempre nei tre di centrocampo. Credo che, non avendo un altro giocatore che arriva dal mercato per il momento, ha provato lui a fare il sostituto di Mauri, anche se lo faceva giocare più interno destro. Magari Stefano. Comunque sì, era questo. E qualità ce n'ha tante. Calci piazzati è un'arma in più anche lui. E niente, Patrick non si è mai allenato da quando sono arrivato io. E risponde Max. Come? Risponde Max adesso. Su Patrick. Sì. E credo che a questo punto ha perso anche a livello di gerarchie su Conco, ha perso una posizione, perché per me dal ritiro esce quello più, uno dei più positivi. Conco? Sì, si è impegnato molto. E ha giocato con il Vicenza sotto la mia fascia, dalla fascia della tribuna, e è stato veramente anche molto, il segnale è stato dato, la conferma è stata data dai tifosi sugli spalti, che l'hanno incoraggiato sempre. Era iniziato i primi giorni criticandolo e invece vabbè, a me mi ha sorpreso. Ok, il terzo Ode, come avevo detto al collegamento lunedì scorso, ha un gran fisico, dovrebbe avere anche piedi buoni. Ha provato anche dei lanci sempre precisi. È un po' lento, ho parlato anche con lui in 3 minuti durante un suo allenamento personale. Mi aveva detto che il suo fisico lo obbligava a fare anche questo altro tipo di allenamento solitario. E infatti abbiamo scherzato sulla carbonara, perché ha cominciato a conoscere la carbonara. Quindi poi abbiamo fatto, non sappiamo qual era il suo piede, abbiamo detto destro o sinistro. Lui si è vantato, ha fatto un po' il figo, ha detto tutti e due. Poi invece, sorridendo, ha detto è il sinistro. E per il resto niente, tra i primavera. Infatti ieri a Marco chiedevo in privato come era andato Perce, perché tra tutti quelli che ballavano in queste due amichevoli è quello che mi ha impressionato di più, non l'avevo mai visto in primavera. E quindi non so se deve fare un altro anno, se no per me può fare benissimo il quarto, quinto dietro. De Vrij non ha mai giocato, quindi una difesa da rivalutare. Sempre differenziato anche l'ultimo giorno, non so il motivo, non c'è infortuni, forse a livello fisico no, è arrivato forse con qualche chilo di troppo, non lo so. Sì, probabile. Nient'altro da dire, entusiasmo. Mi ha colpito molto la parte, quella che vedevo le immagini nel fiume, quel tipo di, che era post allenamento. Sì, sì, quello veniva fatto l'ultimo quarto d'ora, andavano giù
La cosa che mi ha colpito però è che non venivano tutti. Potevano scegliere.